posto. Tutto sotto controllo, o meglio, a gonfie vele a Noventa Vicentina. La serie B2 ha festeggiato un Natale forte della seconda piazza in graduatoria e di conseguenza l'intero movimento pallavolistico ne sta beneficiando positivamente. Sì, senza dubbio, anche perché c'è la prima squadra che tira, ha fatto scalpore, ha fatto veramente notizia e quindi anche le bambine vengono con più voglia, con più interesse, con curiosità. Tant'è vero che sempre in tutte le partite noi troviamo i genitori con almeno una trentina di bambine, quindi questo significa che in famiglia ne parlano. L'IPAG Verde Bio in B2 sta riscattando a suon di risultati la stagione meno fortunata dell'anno scorso. Sicuramente è un riscatto rispetto alla stagione scorsa. La stagione scorsa è una di quelle stagioni purtroppo da dimenticare perché è andato tutto per il verso sbagliato. Quest'anno sta andando bene, siamo tutti più che felici perché a un terzo del campionato già si è fatto grandi cose. Ma andiamo a vedere allora cosa succede nel settore giovanile. L'Under 18 è una squadra composta da atlete di 18, 17 e 16 anni e sta giocando un doppio campionato. Con lo stesso gruppo facciamo la seconda divisione, stiamo andando molto bene, siamo molto competitivi, non lo pensavo neanch'io, abbiamo un tasso tecnico veramente buono e stiamo solo crescendo. E sempre le stesse ragazze giocano due partite alla settimana e dimostrano un attaccamento alla società e alle squadre con cui giocano. In società sta facendo parlare bene di sé anche il gruppo di ragazzine che giocano in Under 12 e in Under 13, come ci conferma il loro allenatore. Vedo che rispondono anche abbastanza bene, si allenano molto regolarmente, non ci sono ragazzine che mancano. Le vedo molto motivate. Al Volley 90 ci sono anche alcune figure storiche, oltre al presidente Fabio. Una di queste, per esempio, è il segretario Francesco Merlo. Io sono circa 20 anni che sono in società e assieme al professor Fabio, che è da 40 anni ormai l'anima della nostra società, insieme agli altri consiglieri, gli altri quattro, credo che stiamo in questi ultimi anni specialmente costruendo una squadra organizzata, economicamente anche tranquilla, con due sponsor che hanno fiducia. Cercheremo sempre di migliorare la nostra situazione sperando in un obiettivo che è quello che tutti ci auguriamo, di poter fare il salto di categoria. A Noventa Vicentina, è proprio il caso di dirlo, ogni anno ci si pone obiettivi ambiziosi. L'amministrazione comunale cammina da sempre a braccetto con il Volley 90 ed a proposito di palazzetto, l'assessore allo sport non nasconde nuove prospettive. Palazzetto sì, ha ormai la sua età, e diciamo che è di proprietà a livello provinciale, però al 90 sicuramente ci saranno le possibilità e le occasioni per creare eventualmente degli aspetti economici che sicuramente andranno a così incentivare nuove forme di finanziamento a livello anche, che ne so, regionale o di altre entità, sicuramente un'attenzione potrebbe essere anche un nuovo palazzetto, però ripeto, al momento questa struttura, che comunque storicamente rappresenta un passato glorioso per la Pallavolo 90, rimane un punto di attenzione per la nostra comunità. In bocca al lupo dunque all'IPAG Verde Bio 90, che in B2, quasi a metà campionato, inizia a sognare. Se malauguratamente dovessimo andare in B1, farò un campionato di B1 di vertici e poi do l'addio alla pallavolo con 41-42 anni di pallavolo, perché io sono il dirigente più anziano d'Italia come continuità di tesseramento alla FIPAV, quindi al CONE, dal 1970.